Un appello affinché l'attesa conferenza di Parigi sul clima, la cosiddetta COP21, che aprirà i lavori a fine novembre, arrivi all'approvazione di un accordo che sia equo, giuridicamente vincolante e generatore di un vero cambiamento. A lanciarlo cardinali, patriarchi e vescovi di tutto il mondo, insieme per la prima volta, mossi ancora dall'enciclica di Papa Francesco Laudato Si sulla cura della casa comune e da un impegno non più procrastinabile verso i poveri, prime vittime dei cambiamenti climatici. Il cardinale Oswald Gracias, presidente delle conferenze episcopali asiatiche. Si tratta di un evento storico riguardante uno dei più seri problemi in questo momento. I vescovi si sono riuniti perché ne sono consapevoli. Noi in Asia siamo una piccola minoranza, sappiamo di essere solo il 3% e pertanto politicamente non siamo così forti, ma possiamo farci sentire sulla questione etica, morale, dei principi, chiedendo che si comprenda che si tratta di una questione importante per la sostenibilità di tutto il mondo. Nel testo firmato in sala stampa vaticana non solo auspici o propositi, ma un programma dettagliato in 10 punti in cui si chiede ai governi di lavorare per ridurre le emissioni e mantenere il riscaldamento globale sotto il limite dei 2 gradi o persino sotto il 1,5 gradi, per garantire a tutti l'accesso all'acqua potabile, per porre fine all'era dei combustibili fossili, fornendo l'accesso alle energie rinnovabili, quindi una roadmap su investimenti e impegni finanziari per rimettere in ordine la terra. Ciò che manca, spiega il professor Jean Pascal Van Ypersel, non è la tecnologia ma la volontà politica a livello internazionale di applicare quelle stesse misure. La Chiesa e anche altri leader morali hanno un ruolo molto importante nel ricordare all'umanità che non si tratta soltanto di un problema scientifico, ma che ci sono anche valori morali collegati a questa questione mondiale. Giustizia, equanimità, empatia, e credo sia importante che la Chiesa ricordi ai negoziatori a Parigi che questi sono altrettanto determinanti. All'Europa in particolare i vescovi chiedono nuovi stili di vita, ma anche responsabilità, coerenza, apertura verso i paesi più poveri. Altra questione per cui serve la cooperazione internazionale è poi l'aumento del livello del mare, che sta mettendo in pericolo tutte le popolazioni costiere. A lanciare l'allarme è Monsignor John Ribatt. In Oceania, our survival and existence of life, as we know, in Oceania la nostra sopravvivenza e la nostra vita come la conosciamo sono in pericolo. Dio ci ha dato la stessa dignità di tutti gli altri popoli africani, asiatici, latinoamericani e nordamericani, caraibici ed europei. Ma apparteniamo ai gruppi più vulnerabili interessati dall'innalzamento del livello del mare come conseguenza del cambiamento climatico. Culture che si sono sviluppate negli ultimi 10.000 anni subiranno praticamente l'estinzione a causa dell'impatto del cambiamento climatico nei prossimi decenni, se Parigi e se la famiglia umana non riescono a cambiare corso. Fails to change course.